sono chi ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 fede. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Vogliamo capire chi c'è dietro i campioni, dietro le medaglie vinte, dietro i titoli, dietro le coppe. Vogliamo capire la persona, le famiglie, le esperienze. Chi abbiamo con noi in studio quest'oggi? Vi dico soltanto che è sicuramente una leggenda del calcio. Clip selfie. Buongiorno Federica, sono Marco Giuliano, ex difensore della Juve e della Nazionale. Tra un poco sarò lì da te per raccontarmi una nuova puntata di Solo chi c'ha fede. Ciao! Elegante, determinato, una vera leggenda, signori e signori, è con noi Marco Giuliano! Marco Giuliano, davvero. Eccoci qua. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Elegantissimo, ti ringraziamo anche davvero per la tua gentilezza e disponibilità. Ricordiamo quelli che sono stati anche i tuoi successi e li elenco subito. 4 scudetti, 3 Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea. Che cos'altro, Marco? Gli scudetti dovrebbero essere 5, ma uno me l'hanno portato via. Ai ai ai, poi ne Forse parleremo. Poi sono le cose più che ho perso di quelle che ho vinto, 3 finali di Champions, europeo, un po' qualcosina, diciamo. Poi però qualche cosa ce lo raccontiamo insieme comunque, perché vogliamo sapere ovviamente di te. Se tu ti dovessi descrivere in un paio di aggettivi, cosa diresti di te? Determinato, e ho sempre creduto nel mio lavoro, in quello che ho fatto, e non ho mai rinunciato alla lotta, diciamo, per arrivare a raggiungere i miei obiettivi. E allora lo scopriamo subito con C'è fede e fede. Perché c'è fede? Perché c'è fede? Perché c'è fede? Oh yeah! La nostra Mimì Sarà Band, Mark, che poi ci accompagnerà anche nello scoprire le tue emozioni nel corso della nostra puntata. Oh, allora, bravissimo. C'è fede e fede. La fede nei tuoi sogni, ovvero quando tu eri bambino, io so tu eri già un grandissimo tifoso della Juventus e poi ne sei diventato un grande campione. Ci racconti come nasce la tua carriera sportiva e quali sono stati i tuoi sogni? Ma la carriera sportiva è un po' una storia comune a molti ragazzi e meridionali e della mia età, della mia generazione, diciamo, vivendo al sud, lo sport. Non dico l'unico sport, ma siamo lì, era il calcio. La passione per la Juve, per la Juventus, c'è sempre stata, soprattutto nel periodo in cui c'era il Napoli di Maradona, e soffrivo tantissimo, soprattutto quando il Napoli vinceva. Mi ricordo che le partite ancora non si vedevano per televisione, ma le sentivano alla radio. Ho fatto dei pianti quando Maradona fece gol, punizione a tacconi, dei pianti assurdi. Ah sì? E quindi è stata sofferta, travagliata, finché inseguendo il mio sogno sono riuscito a realizzarlo, quello un giorno di vestire la maglia della mia squadra preferita, la mia squadra del cuore, non senza intoppi. Il cammino è stato molto lungo, ho giocato in tutte le categorie, in tante categorie inferiori, Salernitana, vabbè, un elenco di squadre prima di arrivare alla Juve che mi hanno permesso di fare esperienza e mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Sono non contento, sono felicissimo di quello che ho realizzato. Grazie ragazzi. Direi storia comune comunque. Direi è molto importante per noi capire quello che è il lato umano, perché la carriera, insomma, carriera statistica. La carriera fine. No, la carriera, sai che cosa? Siamo tutti degli appassionati, soprattutto di calcio qui a Sport Italia, perciò ovviamente di questo ne sappiamo qualcosa in più, ma vogliamo capire qualcosa in più di te. Perciò la fede nella famiglia.
Parlaci della tua famiglia. Allora, penso che sia tutto per me. Nei momenti belli e nei momenti cattivi, guardi alle spalle, guardi al tuo lato e vedi una moglie stupenda, un figlio che dà tante gioie. Penso che sia il massimo per me. Ho trovato veramente una persona che è a mio fianco, che mi ha dato non il 100, come si dice, 110%, ma mi ha dato il 200%, il 300%, mi ha regalato la... Una bellissima donna, tra l'altro. Grazie, bisogna l'abbiamo vista qui, ma la vediamo insomma anche qui, una devo bellissima donna. Devo dire che è una donna speciale, l'amo tanto, amo la mia famiglia e ci competiamo anche perché viviamo molto tempo insieme. Che bello. È lei che mi sopporta. Che bello, guarda, sembra sempre una banalità, invece si sentono poco queste cose. Secondo me invece vanno dette di più e anche ascoltate di più proprio dal nostro pubblico, perché è bello. Esprimere il proprio amore è bello e non va risparmiato, l'amore vince sempre su tutto. Mi hai detto che vi lasciava senza respiro il vostro allenatore, giusto? La domenica mattina allenamento e poi domenica pomeriggio partita. E quindi, come gestisci tu il tuo respiro e quando sei rimasto senza respiro? Allora, nello sport o nella vita privata? Nella vita privata. Nella vita privata, naturalmente, quando ho conosciuto mia moglie, quindi. Ah, proprio quando l'hai conosciuta sei rimasto senza respiro? Anche perché è lì in giro, quindi lo devo dire, è lì in giro, vorrei commettere errori. Senti, allora vediamo come gestirai il tuo respiro insieme al nostro scienziato del respiro, Mike Maric! Eccoci qua. Allora, siamo nell'angolo del non respiro, dell'apnea. Allora, come lo mettiamo alla prova per oggi? Per te oggi ho predisposto una prova decisamente facile. Sto bleffando spudoratamente. Allora, ti metto in concorrenza. No, non scegli tu, assolutamente. Mi dispiace per te. Questo è un incentivatore diaframmatico. Cioè, come funziona? Serve per gli sportivi, ma anche per persone che hanno problemi di salute e non solo, per migliorare la mobilità del diaframma, che è il muscolo più importante del respiro, della respirazione. Okay. Funziona all'opposto, cioè devi riuscire a svuotarti completamente d'aria e poi inspirare attraverso questa cannuccia. L'obiettivo è quello di far salire il cilindro e tenerlo in posizione per più tempo possibile. A rendere tutto complicato, ovviamente, io ti cronometro e dovrai gareggiare contro Bomber Orsi, il nuotatore in carriera. Come sei messo a fiato, Mark? È malissimo, malissimo. Mi alleno ogni tanto, però malissimo, rispetto ai professionisti. Ma questa è una sfida. Ma noi ci impegniamo, una sfida. Proviamo, e vediamo dai. Come va. Allora. Vai, allora. Io prima espiro. Prima fuori devi tutto. Espirare, fuori tutto, fuori tutta l'aria. Bravissimo. 3, 2, 1. Oh, parte il tempo. E devi riuscire a tenere il cursore esattamente lì, a metà, e cercare di sollevare la colonna dell'aria. Wow, nel frattempo, che bravo. Devo dire che sono passati tifo, ragazzi, 10 secondi, si può fare il tifo. Perché ti stai avvicinando ai tempi di Bomber Orsi. Bravo, complimenti. Complimenti. Dobbiamo ritamporare. Complimenti. Caspita. 19 no, secondi. Guarda che secondo me, non lo so, dobbiamo verificare. Boomer sui 22, quindi... Sì, c'è ancora qualcosa. Però direi, caspita, complimenti. Devo stare attento alle domande di poi, Federico. In giacca e cravatta non è facile. Però per migliorare la gestione dello stress e magari consigliare anche ai tuoi atleti, visto che ora sei allenatore, come migliorare le proprie performance, è mio piacere regalarti il mio ultimo libro. Grazie. Che ha vinto anche il premio CONI allo sport. Complimenti. Grazie a te. Guarda, ci sono tantissimi aneddoti interessanti e poi ti richiameremo per vedere insomma se supererai i tuoi 19 secondi. Ma è stata una gran bella prova. Dopo c'è l'esame finale, non ti preoccupare. Grazie Mark, alla grazie prossima. Mike, ciao, grazie. Fede. Ci rivediamo la prossima settimana con Senza Respiro, Mike Maric. Ci accomodiamo. E proseguiamo Mark con il prossimo spazio che è dedicato a quelle che sono le tue emozioni e lo facciamo attraverso le tue foto ricordo. Prima fotografia. Oh, è una targa. Juventus Legends, Mark Iuliano. Diciamo che questo è il,
il coronamento, la chiusura, la fine, non so, un film con un super lieto fine. Sì, lieto fine, è un sogno che si realizza, quello di diventare una leggenda nella squadra del guarda tuo che cuore, è molto importante. Portare gli insegnamenti che hai avuto, la tua storia in giro nel mondo e lo stai facendo ne anche sono con orgoglioso. Noi. Lo stai facendo anche con noi, stai raccontando di te, ma è molto bello, ambasciatore dei suoi valori nel mondo. Molto bella questa cosa. I valori che sono? I valori che ti ha lasciato di più la tua squadra quali sono? Ma i valori, ne parlavo prima, l'unione di intenti, la forza di volontà, la vittoria, ma non la vittoria, la prima vittoria è il voler rivincere, voler vincere sempre, non mollare mai, anche quando hai la pancia piena, come si dice, cercare nuovi stimoli, nuove idee, dare sempre di più, sempre cercare attraverso il lavoro, il sacrificio, una nuova vittoria, nuove sfide, cercare di portarle sempre al termine, senza mai fermarsi, sempre lasciarle a metà. Grazie. Sì. Fate con voi. Questo dobbiamo comunicare, Marco. Questo. Prossima immagine. Oh, wow. Allora, questa qual è? Questa è Euro 2000. Euro 2000. Questo è uno dei sogni infranti. Euro 2000. Che caspita, vediamo Maldini, Ciro Ferrara, che anche lui è un amico di Solo Chi C'ha Fede. E ecco questo deve essere un Italia-Svezia, però erano già qualificati qua al girone, penso. È stata un'esperienza incredibile dove doveva culminare con la vittoria contro la Francia in finale, purtroppo siamo riusciti a perderla in maniera rocambolesca. Ce lo ricordiamo in molti, poi con la Francia ci pesa sempre parecchio, tra l'altro. Manca nel tempo di recupero, pareggiare e poi perdere il golden goal è stata veramente una brutta batosta. Tu inizialmente ti sei descritto così, ho più perso rispetto a quello che avrei potuto vincere, però hai una tranquillità, una serenità e si capisce che hai tratto da queste sconfitte. Prossima foto. E questo è bellissimo, scatto bellissimo questo. Dai, Mark, sei tu in goal. Che anno era? Era 98, penso. Bravissimo. 97-98. Questa foto è particolare perché io ero in panchina quel giorno lì. Premetto che quella stagione fu una stagione per me incredibile, feci veramente una fu la tua stagione, grande. Scudetto portato a casa, Supercoppa italiana, esatto. Perdemmo la finale di la seconda finale consecutiva contro il Real Madrid, ma questo è particolare perché ricordo che eravamo a Lecce, io ero in panchina, che ero mezzo malaticcio, un po' di febbre, e fu il giorno in cui si fece male Ciro Ferrara qui, si ruppe tibia e perone, e per noi Ciro era un punto cardine, lo spogliatoio, dentro, fuori. Entrai, una partita difficilissima, ebbi la fortuna con una grandissima responsabilità, poi anche un pathos importante, sì, con un fatto del genere. Bravissima, quella partita feci gol, vincemmo la partita, la dedicammo a Ciro e proprio quell'anno feci cose straordinarie, appunto con finalizzate le convocazioni nazionali, quindi sono contento di aver sostituito in quel momento Ciro nel migliore dei modi e per quello ci tengo. E di essere diventato la leggenda che sei diventato. Ah, grazie, troppo gentile. È verità. Prossima immagine. Questa te la dovevo mettere per forza questa di cose. Te la dovevo mettere per forza di cose, però te l'abbiamo messa dopo un bellissimo gol. Tantissima polemica per questo rigore che non fu dato, non si sapeva se era un rigore, io non dico niente a riguardo, però tanta la polemica perché poi da lì non ti chiamarono nemmeno per gli States per quanto riguarda i mondiali. Ma le polemiche si addormentano, cioè Juventus le tirano fuori. Poi cosa succede? Quest'anno non so se ha parlato l'altro, cioè ma Carini. Ne parlano sempre comunque, hai capito? Sì, di questo episodio, sempre. Infatti ne parlano non rispondo di mai continuo. Quel giorno a Juventus, non rispondo mai a nessuno. E quest'anno si è messo hanno richiesto a Ceccarini se era fallo, era fallo. Lui ha detto no, che era fallo di sfondamento da parte di Ronaldo nei miei confronti. Ah, addirittura? Quindi addirittura meritava il cartellino giallo Ronaldo. Al contrario, hai capito?
No, il contrario, però sai, ognuno può dire quello che vuole. Ho visto anche dei altri falli simili, soprattutto il campionato inglese, mai nemmeno fischiano, nemmeno stanno a fare polemica. Ma però comunque adesso... poi io dico, la polemica è relativa, perché alla fine il risultato quello è stato. Sì, alla fine. Poi insomma, se dobbiamo valutare tutti gli errori arbitrali che sono stati fatti nella storia calcistica, non finiremo veramente più. Ma adesso col VAR non ci sarà più. Se parliamo degli errori, poi di cosa parliamo più? Quindi... Ma bravo, infatti. Quindi come lo ricordiamo umanamente questo episodio? Non è facile, è un ricordo che... Sono passati 20 anni, ma è talmente... Comunque te lo tengono vivo ogni anno costantemente. Ogni... Soprattutto vivendo a Milano, me lo tengono ogni giorno, me lo ricordano, quindi... Il nostro pubblico, diciamo, infatti... Mi piacerebbe che andare a vedere anche le partite dell'Inter che giochi in casa, perché comunque abitando a Milano, però faccio non fatica. È il caso. No, l'anno scorso allenavo a Udine, Udinese e Inter, hanno multato l'Inter per cori contro i tifosi, mi facevano dei cori contro... Qui non ho nemmeno risposto, quindi è stata multata l'Inter per cori contro di me e giù minacce a destra e a sinistra. Ecco, però questa è la non sportività che non amiamo molto. Riso, perché però comunque insomma... c'è sempre stato rispetto, io rispetto veramente, gli avversari forti li ho sempre rispettati, quindi forti, leali vanno rispettati. Quelle polemiche o l'essere anti-Inter o anti-Milan o anti-Juve sono... Quelle esagerazioni giornalistiche che sono in sono più. Quelle... cose create da persone che nemmeno ti conoscono. Sono d'accordo con te. Ma con la tua calma e il tuo modo di gestire le cose, volevo capire come gestisci tu le tue energie. E lo facciamo tramite Energia Vitale. Energia Vitale, che è proposto dal nostro Egeria Energie, che dà l'energia proprio al business. Allora, tu hai una torta che fa il 100%, devi suddividere questa torta in famiglia, sport, lavoro e svago, e ovviamente poi vogliamo sapere come ti svaghi, per quel che si può dire. Allora, percentuale dedicata alla famiglia. Guarda, penso che 80% va tutta alla famiglia, veramente. Che bella cosa. Per me è energia vitale la famiglia. Ti dà energia, tu doni energia e la ricevi. È il mio svago, è il mio sport, è tutto quello che può darmi. E ne sono soddisfatto, non mi fanno mancare niente, non mi fanno mancare niente, e quindi sono concentrato, la cosa a cui tengo di più è la mia famiglia. Il restante che rimane, il 20%. 20% è hai lavoro, sport e svago. Lo sport è quello che veramente lo sport mi dicono che ogni tanto giochi a tennis, mi hanno detto sì, bene sì. Dipende se l'ha detto Amoruso, esatto, ecco. No, lo sport è quello che completa quell'80%, perché sia io che mia moglie e mio figlio siamo molto sportivi, e quindi diciamo che il ma tempo giochi libero a tennis con tua moglie? No, lei preferisce il padel. Che... Ah, beh, allora perché dovremmo organizzare una sfida con tua moglie, perché davvero mi piace moltissimo. Perché è più tecnico, deve correre di meno. Lei non gli piace molto correre, gli piace più la palestra, gli piace più il fitness, e quindi le cose brevi. E quindi il tempo rende libero che abbiamo lo passiamo allo sport, e penso che sia la cosa migliore, più sana, oltre a tavola, a parte siamo delle forchette a casa mia. Guarda, è tutta salute di spirito la buona forchetta. Mark, è ora di emozionarci con quelli che sono i brani che hanno toccato le tue corde più importanti. Lo facciamo con My Music. Mimì Sarà Band, il nostro Raffaele pronto, primo brano. I can't stand to fly, I'm not that naive, I'm just out to find the better part of me. More than a boy, more than a boy, more than some pretty face beside a trail that's not easy to be me.
Raccontiamo di questo brano. No, questo brano è una canzone d'amore mia e mia moglie, l'abbiamo eletta proprio, una canzone bellissima, così dolce, che racconta veramente Superman, quello che può fare Superman. Un uomo. Fight for fighting. Quello che può creare, può fare, può diventare un uomo attraverso il proprio amore per la propria compagna, quindi... No, ma che bellezza tutte queste cose che mi dici oggi! Prossima canzone. Step off the train, walking down your street again, and I've passed your door, but you don't live there anymore, and I'm sure that the desert means the rain. And I miss you, let me miss you, does it miss the rain? And I miss you. Bravi ragazzi! Questa, Everything But The Girl, questa missing. Canzone del 96, estate 96, praticamente è una canzone che ascoltavo dappertutto, perché nel mese in cui io dalla Salernitana in cui giocavo, sì, ad arrivare alla Juve in quei mesi, due mesi di trattative, la ritrovo dappertutto, l'ascoltavo in qualsiasi... andavo in un bar, c'era questa canzone, andavo a bere qualcosa agli amici, c'era questa canzone. Nella serie della Juve, pure prima di entrare nella serie della Juve, sentivo questa canzone dappertutto, quindi per me, a parte una canzone meravigliosa, mi ricorda quell'estate fatta di nervosismo, fatta di attese. Per me c'ho questo focus, c'ho questo ricordo netto di quell'estate lì. Di quel brano. Ultima canzone. Looking for Paradise. Questa canzone ha un significato molto semplice, soprattutto dagli interpreti, soprattutto Alejandro Sanz con Alicia Keys. Questa canzone mi ricorda il periodo spagnolo, il periodo veramente era tutto bello, tutto paradisiaco, veramente vivevi ogni giornata come se fossi in vacanza, perché vivere per noi, ripeto, l'esperienza spagnola a Mallorca è stato un sogno, è stato bellissimo, ogni giorno svegliarsi, abitavamo a un metro dal mare, cioè ci ha fatto una casa sul mare. Ti addormenti con il rumore delle onde, svegliamo, ti svegli, con il mare. Fantastico. Poi avevo mio figlio che aveva 6 mesi. Bellissimi ricordi, insomma, belle emozioni. Sono miei ricordi. L'unico problema era l'allenatore che avevo lì. Che sono arrivato lì, c'era Hector Cooper, allenatore, che era allenatore l'Inter durante la foto del 5 maggio. Quando... Ah sì, sì, caspita, questa l'ha raccontata, com'è stato il... È stato un rapporto un po', guarda, nel paradiso c'è sempre qualcosa che non va bene, perché c'è sempre quel puntino, non che non fosse una persona veramente estremamente... Soltanto che per lui eri un po' una spina in un fianco. Ecco, questo l'aveva presa come una... vivere insieme, lui mi ricordava sempre che lui aveva perso lo scudetto per colpa mia, il famoso 5 anni, non è mia colpa, no. Mia, noi abbiamo vinto utile, allora ho perso a Roma, però per lui, sai, lui era l'Inter contro la Juve, quindi era sempre, me lo ricordava sempre. Sei stato il capro espiatorio del e suo scudetto. E quindi andavamo sempre, ogni tanto ci scontravamo sempre amichevolmente. Poi rivedendolo, rincontrarlo, veramente ho capito, una persona che meritava tutto il successo che ha avuto. E mi spiace, avrebbe potuto vincere qualcosa anche in Italia, e non è stato fortunato, perché in quel momento c'era quella Juve che era veramente forte. Mark, come sei messo con il fai da te? Malissimo. Malissimo? Non mi chiedere niente, non mi far fare niente. Però una cosa la sai bene. Ho fatto un buco una volta e praticamente... E se lo ricordano ancora? No, mia moglie mi ha parlato per un mese, perché dovevo appendere un quadro e ho fatto un buco così. Ma noi ti mettiamo alla prova, perché sei amante del mare, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, invece noi abbiamo Brico Ferre Black & Decker, perciò andiamo, vieni. Mark, grazie.
Mark nel nostro angolo tra il dire e il fare. Black & Decker e Brico Fair fanno da padroni. Allora, 60 secondi, come tutti i campioni che ti hanno preceduto, guarda la classifica, in testa ci sono ancora le Farfalle, Mamma Strange lo segue, Michele Criscitiello 1,5. Anche Ferri però non ha fatto benissimo, Nicola Amoruso 5, quindi secondo me dai, c'è una buona possibilità che quella voragine nel muro di casa tua si risolva. 60 secondi, maggior numero di fori con il trapano Black & Decker. E poi, ovviamente, maggior numero di viti. Nel mentre ti chiedo, vero o falso, esiste una pistola a caldo Black & Decker a batteria? Sì. Bravissimo, vero, esiste. Vero. Black & Decker nel 2019 lancerà un tagliaerba senza ruote. Vero o falso? Falso. E invece è vero, pensate, da aprile 2019 nei negozi fai da te e Ferramenta uscirà questa enorme, grandissima novità. Capiremo come funziona. Ti sei concentrato nel frattempo, messo in sicurezza. Prendo questo e vado giù. Allora, aspettiamo il countdown. Fuori. Segui la tua tecnica, quella che preferisci, la tua tattica, come fossi in campo. Viti, avvitatore, 60 secondi a tua disposizione. 3, 2, 1, inizia a forare! Vai, 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 è partito il cronometro! Oh, guarda che bravura! Vai, vai, vai! E intanto continua a forare. Però, a stile, bisogna dire che è a stile. Allora, vai subito sul sicuro, quindi hai fatto un tot di numero di fori, adesso a vita. Ecco, vai. Ah, guarda che va una meraviglia! Vai, vai, Mark, vai! 38 secondi, 37, 36! Vai, sei già a due viti! Forza, forza, e sono tre! Vai, poi ti servono ancora buchi! Quattro! Quattro! Hai l'ultimo buco? Devi farne altri! 22 secondi a disposizione! Buchi, buchi, buchi! Fuori, 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 fuori! Vai, Mike, vai, 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 Mark, vai, vai, vai! Wow! 13 secondi! Dai, 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 dai! Intanto, Amoruso è battuto! 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bravo! Allora, dobbiamo chiedere a tua moglie di rivalutare perché non sei stato per niente male. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 viti! Hai battuto Nicola Amoruso, te lo voglio dire, guarda, che era 5! L'importante è battere lui. Ecco qua. E anche perché a tennis è difficile batterlo. 6. Bravo, non sei andato per niente male. Bravo, Mark. Grazie. Senti, andiamo che abbiamo una sorpresa per te e poi ci salutiamo. Vieni. Va bene. Eccoci qua. Mark Iuliano, una leggenda della Juventus, ma anche della nostra nazionale. È oggettivo, abbiamo visto anche questa splendida targa. Vieni qui più vicino a me. Hai intrapreso una carriera da allenatore anche importante, insomma. Ti vedremo su qualche panchina? Penso di sì, perché sono riposato abbastanza dall'esperienza che ho fatto a Udine l'anno scorso, una bellissima esperienza, una squadra un po' in difficoltà, siamo riusciti con Igor a portare a termine. E io ti ringrazio anche da udinese, quanto anche non soltanto di origine ma tifosa. Quest'anno non ho preso ancora in considerazione il ritorno ad allenare perché ho altre cose da miei lavori da finire, però sono... È nei tuoi progetti. La voglia c'è, comunque guardo, no, perché sappiamo che tra l'altro sei anche molto bravo, quindi secondo me gentile, chi lo sa. Devo ricominciare. Ci vuole questa calma determinata, ecco, ti chiameremo così, calmo determinato. Grazie. Grazie per essere stato con noi, Mark, ma non ti mandiamo a casa senza un nostro ricordo che arriva direttamente dalla Giordania, il nostro caricaturista Ila Lashour. Abbiamo una rappresentazione di te con la maglia della Juventus. Bellissimo. Mark Iuliano, eccoti qua. Grazie, bellissimo. Grazie per essere stato con noi. Grazie. E salutaci la tua famiglia e la tua splendida moglie. Esatto. Grazie, Mark. Grazie, Mark Iuliano. Grazie. Grazie. Ciao, Mark. E così continuiamo con le nostre puntate di Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport, perché noi vogliamo capire il cuore dietro allo sportivo. La tecnica la lasciamo ad altri, ma il cuore è tutto qua! Nel nostro studio Solo Chi C'ha Fede, Mimì Sara Band, il nostro pubblico, Fast Food Freestyle, la nuova sigla di tutto e di più! Prossima settimana, ciao! Solo chi c'ha fede.